Kia ora a tutti, eccoci qui a parlare dei quarti di finale dei mondiali di calcio femminili, quarti di finale storici perché manca la prima del ranking mondiale da quando c'è quello femminile, mancano gli Stati Uniti d'America e la prima volta che succede in questi quarti di finale, che mancano le regine del movimento. Mandate fuori, naturalmente cacciate fuori dalle Blackwood, dalla Svezia, sempre calci di rigore, e Svezia che veramente ha fatto una grandissima impresa perché ricordiamo gli Stati Uniti erano favorite. Naturalmente polemiche non mancano in America, alla faccia che il calcio non c'entra, alla faccia che il calcio non interessa praticamente a nessuno, in realtà interessa come il calcio. Naturalmente, presa di mira è Megan Rapinoe e il suo rigore sbagliato, pure Trump ci ha messo del suo, facendo la battutina, complimenti Megan per il rigore e naturalmente ha attaccato anche Joe Biden in vista delle presidenziali americane il prossimo anno, dove Trump vuole ritornare a Casa Bianca, sarebbe il primo presidente che ritorna dopo essere stato sconfitto, incredibile. Mai successo nella storia del paese. Speriamo veramente di no. Per lo più Trump nel 2019 ha attaccato anche lo US Women National Team, campione del mondo, ricordiamo, a Lione, dicendo che a lui il calcio non gli piace e naturalmente gli piace più il baseball del calcio, naturalmente. Vabbè. Questo è tutto. Comunque, affrontiamo questi quarti di finale dove possiamo dire facciamo un recap totale e che passate tutte le prime, a parte la Spagna che ha battuto la prima del gruppo A, ma quello era naturale perché le squadre del gruppo A erano le peggiori, diciamo, quelle che avevano poche possibilità di passare veramente il turno, naturalmente negli ottavi di finale, e quindi è stato non è una sorpresa che quindi la Spagna, seconda in classifica del gruppo C, elimina la Svizzera con una goleada, anche rispondendo alla spazzolata contro dopo le Nadeshiko Japan, dopo aver fottato le Nadeshiko Japan, perché ci sono state anche la polemica verso George Vilda e le sue ragazze che si stanno un po', diciamo, comportando da quasi da pensano già di avere la Coppa del Mondo in bacheca. Ecco, questo può, diciamo, la verità. E che dire, la giornata inizia presto perché inizia alle 3 della mattina, ora di pranzo, dopo pranzo, perché di Wellington, perché sono le 1 del pomeriggio. Come sappiamo, i Paesi Bassi hanno preso il percorso degli Stati Uniti, perché questo era il previsto, il percorso degli Stati Uniti, e per questo ci sono questi orari qua, dalle 3 della mattina, naturalmente, fino ai quarti di finale, naturalmente dopo. Finalmente, dopo ci saranno orari più agevoli per le semifinali, diciamo, questo è il discorso. Però era la prima serata in America, peccato che però ha vinto l'Olanda il girone e adesso l'Olanda si è presa gli orari degli Stati Uniti e quindi 3 della mattina si gioca Spagna-Olanda. Ricordiamo che alle 3 della mattina è la prima serata in America, tanto per dire. Ecco, comunque, sfida importante quella che potrebbe decidere una delle finaliste veramente di questo mondiale. E diciamo una sfida che si concentrerà al centrocampo, due tecnici bravissimi, Jonker e George Vilda. George Vilda però, attenzione, attenzione alla Spagna perché si affronta una squadra simile al Giappone, che è una big, il vicecampionessa del mondo dell'Olanda, punteranno veramente a andare di nuovo in finale. E la Spagna ha mostrato qualche pecca quando affronta le squadre più, diciamo, big, con tutto il rispetto naturalmente per la Svizzera, che comunque è una squadra medio e naturalmente
d'Europa, diciamo quasi come la nostra Italia, un po', ecco, qualcosina superiore in questo momento, vabbè, di giocatrici. Ma veramente questa è una sfida che la Spagna naturalmente potrebbe essere la svolta come un ritorno sulla terra per le spagnole. E non ti continuare che la partita si gioca soprattutto a centrocampo, sarà quella la chiave importante. E andiamo a vedere cosa dicono i bookmakers. Vittoria, danno più probabilità alla vittoria della Spagna col 52%, il pareggio, il supplementare al 27% e i Paesi Bassi al 21%. Ecco, quindi molto più probabile la vittoria della Spagna e addirittura dei supplementari, poco la vittoria dell'Olanda. Diciamo questo. Le sfide, vedremo forse dall'inizio Alessa Putellas, ma con naturalmente la sfida con Lick Martens, ma attenzione alla sfida Bonmatí e Giroud in attacco. E vedremo veramente questa sfida con la speranza veramente che non vada ai supplementari, perché a questo punto con i supplementari e possibili calci di rigore si potrà alle 6 della mattina, orari veramente proibitivi per noi, ma soprattutto anche per spagnoli e olandesi che saranno davanti alla TV. Scelta un'arbitra veramente top è Stephanie Frappart. Naturalmente con lo suo staff, Nicolosi e Coppola, di chiare origini italiane, le due assistenti, ed è italiana, infatti, la quarta ufficiale perché è la nostra Maria Sole Ferreri Caputi. Per lo più è la prima volta che fa da quarto ufficiale in questo mondiale, naturalmente. Alle 9:30, ora di cena della Nuova Zelanda, purtroppo alle 9:30, ecco, sarebbe stato meglio se un po' posticipare, tipo alle 8 la mattina, fare Spagna-Olanda e dopo mettere al massimo alle 11:30, che sarebbe 21:30 di Auckland, difficile che 8, no, farla alle 10:30 perché con la scusa dei supplementari, se no vanno in contemporanea le due gare e fare Giappone-Svezia. E invece purtroppo è alle 9:30, c'è solo 4 ore di sonno, si spera che non vadano i supplementari, se no saranno meno neanche 2-3 ore del sonno per riposarsi prima di Giappone e Svezia, perché anche questa è una partita imperdibile. Da una parte ci sono i Nadeshiko Japan, che veramente sognano in grande, un grande gioco spettacolare, uno spettacolo. Yamizawa naturalmente sogna la scarpa d'oro, e ha 5 gol in questo mondiale e vuole aumentare il suo bottino. Dall'altra parte, sappiamo tutti, c'è la Svezia, che naturalmente dopo aver cercato di fermare gli Stati Uniti d'America adesso cercherà di fermare il Nadeshiko Japan. Bisogna vedere veramente, perché anche questa gara per Futoshi Ikeda è una vera e propria sfida. Altra squadra scandinava come la Norvegia, e vedremo come se la giocherà, e vedremo come se la giocherà anche Jettarson. Perché se le americane hanno sbattuto contro un muro, le giapponesi hanno questo gioco veloce, soprattutto sulle fasce, sugli esterni e naturalmente sui tre tocchi, perché veramente hanno un gioco che soprattutto a centrocampo, secondo me, è nettamente superiore alla Svezia. Si affrontano due belle difese. Da una parte anche due bravissime portiere, da una parte Yamashita, dall'altra parte Musovic. Insomma, veramente è una grande, bella sfida anche questa.
E che dire, vedremo veramente due tecnici bravissimi, difficile anche qui dire chi potrebbe vincere. Andiamo a vedere cosa dicono i bookmakers: 41% vittoria delle Nadeshiko Japan, supplementari al 29%, soltanto 30% la vittoria delle Black Goat, però danno più qui una percentuale più in alta per la vittoria della Svezia, più dei supplementari. Quindi questa gara, secondo i bookmakers, si potrebbe risolvere già nei 90 minuti. Veramente una sfida anche questa imperdibile. Il fischio d'inizio alle 9:30. Ecco, arbitra anche qui un'arbitra veramente esperta come Esther Staubli della Svizzera. Per quanto riguarda la diretta TV, tutte queste gare saranno su Rai Sport. C'è un po' qua, Google dice Rai 2, e sinceramente io ho guardato la guida TV su Rai 2, non sono previste naturalmente. Vedremo su Rai 2, ci sarà possibilmente la finale. Naturalmente la Rai punta tanto sull'audience e purtroppo ancora il calcio femminile qua non fa ancora audience, per lo più la finale, ricordiamo, del 20 agosto, sì, è il giorno anche dell'apertura della Serie A maschile qua in Italia. E comunque non si giocheranno partite a mezzogiorno, quello poco ma sicuro, perché si giocano alla sera, essendo ancora agosto. Ecco, importante sulla Serie A, è ufficiale la notizia, l'avete anche letta, la Serie A femminile passa quindi sulla Rai, verrà trasmessa da Rai Sport, invece la generalista Rai 2 o Rai 3, con una gara a sabato in chiaro, e mentre bisogna vedere il pacchetto Pay. Serie A che ricordo diventerà Serie A eBay e non più Serie A femminile team, visto che la team comunque rimane, ma non come main sponsor della Serie A, che passa a eBay. E invece per la Serie B femminile, Eleven Sport è stata chiusa il 24 luglio, e quindi vedremo se verrà trasmessa da DAZN, perché tutto il pacchetto di Eleven Sport passa a DAZN. Naturalmente Eleven Sport è stata solo chiusa in Italia, e mentre all'estero funziona, qua in Italia ha fatto flop, come possiamo dire, è andata male, è stata acquistata da DAZN Italia, e quindi tutto il pacchetto va a DAZN Italia, quindi anche la Serie B femminile vedremo se verrà trasmessa lì, naturalmente in chiaro come era su Eleven Sport. Naturalmente speriamo anche un main sponsor anche per la Serie B, perché serve. Ricordiamo, Serie B quest'anno avrà una lega tutta sua, non sarà sotto la divisione calcio femminile FIGC. Ecco, questo è il punto. Altra cosa sulla Serie A femminile: Federica Cappelletti pensa già a un format diverso della Serie A femminile, naturalmente a partire dal 2024-2025, quello che ci porta a Euro 2025. Ricordiamo, nel prossimo anno ci saranno invece i maschi, con un stile naturalmente di copiando, pensando alla FA Women's Super League, che ricordiamo ha superato l'NWSL. Noi invece abbiamo superato la Bundesliga. Sembra strano la cosa, ma di praticanti l'Italia, la Serie A femminile, ha superato la Bundesliga. Sembra strana la cosa. Comunque anche il calcio tedesco non se la passa proprio per niente bene. Altra notizia invece riguardante naturalmente il trofeo della Coppa del Mondo, la Gazzaniga, naturalmente il trofeo originale in questo momento è a Sydney, si può visitare naturalmente al FIFA Fan Festival, naturalmente fino a domenica,
e dopo, mi pare, dopo naturalmente verrà portato in luogo sicuro e forse verrà sostituito col Winner Trophy. Perché ricordiamo, ci sono il trofeo originale che viene alzato nella cerimonia di premiazione, dopo quello lì viene subito ritirato e viene consegnato alla squadra campione del mondo, il Winner Trophy, che conserverà per sempre con la targhetta naturalmente dell'edizione di quest'anno, mentre ricordiamo il trofeo originale rimane alla FIFA per sempre naturalmente, perché viene esposto naturalmente al museo e viene usato naturalmente per il Trophy Tour. Ecco, questo è tutto, vi rimando a mettere il mi piace a Gasse per Giala Paspar, naturalmente mettere un like, commentare questo video, fare i vostri pronostici. E niente, noi ci vediamo domani per parlare di questi quarti di finale e anticipare i prossimi, i due, soprattutto ragazzi, Australia-Francia rispetto a Inghilterra-Colombia, con tutto il rispetto, ma l'Inghilterra, diciamo la verità, ha una semifinale sul piatto d'argento, però ormai questo mondiale ci ha rifilato tante di quelle sorprese e non stupirebbe che ci sono altre veramente sorprese, perché è veramente un mondiale bellissimo, meglio anche veramente di quello di Qatar, anche nelle atmosfere, se vogliamo dirla tutta. E niente, io vi rimando a domani, è tutto per ora, chi ora a tutti.